Domenica 14 luglio una bellissima festa a Saint Rémy en Beauce, è la festa del Jambon Day, l'unico prosciutto crudo valdostano, denominazione di origine protetta. Ne parliamo con Enrico, che è il titolare, uno dei soci della De Beauce, il prosciuttificio che produce questa prelibatezza. Allora, una bella festa per rendere omaggio a questo prosciutto, a questa realtà valdostana che ha una storia che va raccontata. Sì, allora, la storia della nostra parte, perché iniziamo dal, appunto, abbiamo le prime tracce scritte dal 1397, quindi queste sono appunto dove inizia una produzione di prosciutto documentata nel comune che noi oggi identifichiamo come Saint Rémy en Beauce. Da lì appunto la storia ha continuato, quindi le famiglie continuavano a fare la loro piccola produzione per l'autoconsumo all'ospizio del Gran San Bernardo con l'abbondanza di sale grazie alla via Francigena e all'Alta Via, si è portata questa tradizione di salagione per poi chiaramente preparare le riserve dell'inverno o anche scambiarle con tutti i pellegrini e le persone di passaggio su questa via, che era di fatto una via sia religiosa ma anche di una connessione di popoli di tutta quanta l'Europa. Arriviamo poi fino ai giorni nostri, quindi diciamo nell'attuale 1996, in cui viene riconosciuta la DOP. Quindi l'Italia, il Ministero dell'Agricoltura con la Regione Valle d'Aosta e il Comune sono riusciti a dimostrare il valore e l'importanza di questo prodotto, che quindi ha una ragione storica di esistere, ha delle caratteristiche specifiche per produrlo, quindi abbiamo la materia prima che è certificata a partire dalla carne che può solamente arrivare da delle regioni vocate, dal sale che può essere solamente italiano e dalle erbe che sono reperibili dalla Valle d'Aosta, oltre che tutte quante le procedure, le manualità, diciamo questo disciplinare ancestrale che permette a questo prodotto di acquisire delle note, delle caratteristiche che lo vanno a distinguere rispetto agli altri crudi italiani DOP o non. Chiaramente una DOP ha un'importanza, ripeto, oltre che a definire i metodi di produzione, dà anche una ragione storica per l'esistenza di questo prodotto. Quindi questa è un po' l'importanza, è proprio a dimostrazione anche della rilevanza della nostra piccola Valle d'Aosta inserita in un contesto europeo dal Medioevo fino ad oggi. Certo, è un prodotto che prende le sue caratteristiche da come viene lavorato, ma soprattutto da come viene stagionato, perché il microclima che c'è qua a Saint Rémy en Beauce è unico. In più avete anche degli accorgimenti che comunque si tramandano, anche questo come tradizione, per portare avanti questa maturazione che piano piano avviene, minimo 12 mesi per avere questo velluto in bocca che si scioglie. Sì, appunto, diciamo a tutti, ogni singolo passaggio del nostro prodotto è artigianale, quindi le piccoli gesti, le piccole manualità vanno a modificare il prodotto rispetto magari a un altro crudo, quindi dando delle note particolari. Può ottenere la DOP da disciplinare al compimento del 13° mese, ma noi preferiamo appunto attendere almeno 18 mesi per la commercializzazione, proprio perché pensiamo che quei mesi in più nelle stagionature di Boss, che sono delle camere aperte all'aria, quindi vi è uno scambio con l'aria di Boss, con il microclima di Saint Rémy en Beauce, è veramente lui che va a modificare e gestire questo prodotto, è lui che lo fa. Noi diamo praticamente la nostra lavorazione, la dona alla carne la miglior chance per diventare un prosciutto DOP, ma il vero lavoro lo fa la pazienza e lo fa il territorio di Saint Rémy en Beauce. E tutto questo possiamo dire che domenica 14 luglio si può degustare questo prosciutto meraviglioso fatto proprio in casa, gioca in casa, ma in questa bellissima giornata non c'è solo la possibilità di degustare il prosciutto valdostano, ma comunque, visto è la prima volta che succede, avete aperto le porte anche ad altri prosciutti crudi. Perché? Quest'anno appunto è stata una decisione di noi con il Comune, con la Proloco, di aprire ad altri produttori di OP, quindi altre DOP italiane e non, perché abbiamo anche altri prodotti europei, proprio per anche un confronto. La filiera suinicola italiana è un'eccellenza, ma è un'eccellenza che ha sempre più difficoltà. Quindi pensiamo che sia importante comunque mettere a raffronto le varie DOP, quindi non perché chi è il più bravo o chi è il più buono, ma proprio per confrontarsi, per vedere, per espandere questa cultura della qualità, della tutela dei prodotti storici, la tutela dei prodotti DOP, che appunto vanno a garantire un minimo, uno standard di qualità di tutto quanto della filiera. E questo è sempre più importante in un mondo che appunto va a cercare la qualità, non si accontenta più di un prodotto dozzinale, e quindi è giusto confrontarci con altri produttori di eccellenze.
Bene, allora possiamo dire che questi produttori di eccellenza che si sono messi praticamente in gioco nel confrontarsi piacevolmente uno con l'altro, sono tutti prodotti di OP, quindi tutti prodotti di alta qualità, sono il Valle d'Aosta, come abbiamo detto, Jambon de Bossa di OP, il prosciutto crudo di Cuneo, sempre di OP parliamo, prosciutto di Parma, ovviamente di OP, il prosciutto veneto, anche questo un DOP, e si è aperto le porte anche alla Spagna con il prosciutto spagnolo, il Pata Negra e il Jamon Serrano. Diciamo che è un bel parterre, tutto questo condito anche da altri prodotti locali. Sì, oltre appunto a questi diciamo, produttori di crudo, ci saranno sicuramente altri produttori locali, quindi tutte le altre DOP, quindi magari la Fontina sicuramente, i formaggi, i vini, anche loro che hanno una rilevanza sostanziale in Valle d'Aosta, sia come qualità che come filiera, e appunto verranno serviti tutti questi prodotti insieme per celebrare un po' una cultura gastronomica dei popoli di montagna. Una festa che tiene anche conto di tante particolarità. Innanzitutto delle esigenze del pubblico, che il pubblico ormai si sta abituando a chiedere l'eccellenza, perché dal momento che devono pagare, ovviamente io pago, ma tu dammi anche qualcosa che vale di più, e questo è un po' il sistema. Il sistema di conoscere il territorio, perché è un territorio bellissimo, siamo ai piedi del Gran San Bernardo, siamo vicini al confine svizzero, e poi anche non dimentichiamo che ormai in Italia il calcio, adesso stendiamo un velo pietoso, comunque il 14 è stato messo anche un maxi schermo per vedere la finale degli europei, quindi diciamo che è una giornata dove il visitatore viene coccolato oltre che rimpinzato, lasciami dire così. Sì, appunto, la giornata inizia dalle 10 del mattino fino alle 23 della sera, quindi ci sono varie possibilità, ci sono dei balli, dei danzi, dei gruppi appunto folcloristici che canteranno, suoneranno, ed è una giornata appunto perché si può celebrare un po' di tutto, sia la golosità che lo sport con il maxi schermo per vedere la finale degli europei e tutti gli intermezzi diciamo golosi che saranno offerti e proposti dai vari stand. Bene Enrico, siamo in conclusione, lanciamo un appello: perché devo assaggiare, degustare, acquistare il Jambon de Bosse Valle d'Aosta DOP? Ma allora, personalmente credo perché è un prodotto che racconta un po' la Valle d'Aosta. Appunto è uno dei prodotti che ha il suo nome completo è Valle d'Aosta Jambon de Bosse DOP. Quindi in ogni fetta c'è un pochino di tutti noi, un po' della nostra cultura, un po' della nostra storia e un po' anche delle nostre caratteristiche. Infatti appunto c'è una punta leggermente, noi diciamo, è molto dolce, ma una punta di selvatico. Quindi potrebbe essere magari un'affinità rispetto al popolo valdostano, che popoli di montagna a volte sono difficili, però poi quando ci si conosce siamo molto conviviali e siamo pronti a aprire le braccia a chiunque.